Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road e oggi è il mio non compleanno, perché questo video uscirà domenica 17 settembre e il mio compleanno è lunedì 18. Ma festeggiamo lo stesso, fatemi gli auguri! Grizzly, porta Iella a fare gli auguri prima! E allora, io passo sotto le scale, mi fermo, aspetto che il gatto attraversi la strada, spargo sale dappertutto e soprattutto giro tre volte a sinistra, questa vi mancava. Va bene, cominciamo intanto, sigla! Festeggiare il compleanno. Nel corso della mia ben lunga vita, visto che questo è il compleanno numero 41, ho festeggiato i miei compleanni nelle maniere più disparate, con gli amici, con la musica, andando a fare passeggiate in posti molto particolari, levandomi dei piccoli piaceri che erano sulla mia bucket list, facendo ogni genere di cosa, e ultimamente ho riscoperto un po' il piacere di festeggiare il mio compleanno grazie proprio al canale YouTube e al fatto di poter condividere il mio compleanno con gli amici e i viaggiatori che ci sono in tutta Italia e non solo in Italia. Che è una cosa che mi fa molto piacere, perché avevo cominciato a vivere sempre di meno i miei compleanni. Piano piano diventavano un giorno che sì, è il mio compleanno, ma c'ho da andare a lavorare, quindi amen. Mentre adesso riscopro un po' il piacere di dire «Vabbè, ma è bello anche giocarci un po' sopra, è bello anche divertirsi!» Quindi è il caso di festeggiare tutti assieme, di divertirsi tutti assieme! Come festeggiamo? Beh, all'inizio Otto, il mio orsacchiotto, voleva regalarmi un palloncino da mettere in macchina durante il vlog, come aveva fatto Bramble qualche tempo fa. Solo che, sarà forse per il nome, quando è andato nel Bubble Shop gli hanno detto «Otto!» sì, appunto, è il mio nome! No, no, 8 euro! E abbiamo detto «Ma anche no!» Allora abbiamo pensato, beh, palloncini più economici, il bustone da 100 palloncini ai cinesi che costa 1 euro, anzi 99 centesimi. E valgono meno di un centesimo l'uno, perché ovviamente sono scoppiati tutti. Sì, con l'aiuto degli orsetti e di alcuni spilli, ma questo è un altro paio di maniche! Allora magari facciamo la torta con le candeline, già che ero dai cinesi ci avevo pensato, solo che i cinesi non hanno le idee molto chiare, nell'espositore c'erano assieme candeline, candelette e candelotti, e dato che i cinesi sono particolarmente esperti nell'ambito degli esplosivi, mi preoccupo che vorrei delle candeline che suonano tanti auguri a te, e invece poi trovo quelle che fanno rumore molto più forte. La cosa sulla torta può essere un po' più pericolosa. Tra l'altro non cantiamo tanti auguri a te, se no viene la Warner e mi tira giù il video, nonostante non abbiano più il copyright. Vabbè, questa è la solita storia. Allora avevo pensato eventualmente a un bel cannone per coriandoli da sparare qui dentro. E Leonard, l'orsacchiotto dell'auto, mi ha ricordato che ho lavato l'auto due settimane fa. Quindi no, decisamente non era il caso. Vabbè, siamo dai cinesi, fuochi d'artificio, dentro la macchina... no, questo è il canale YouTube di Grizzly, non è quello dei Raka Raka, quindi neanche quello mi sembrava il caso. Allora un po' di musica, perché no? Lo sapete che sto ascoltando musica in Creative Commons? Vi segnalo quindi Fuse più Shock con Rising, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. E sì, però magari ci potrebbe essere della musica un pochino più simpatica, anche se questo per me è molto orecchiabile. Insomma, che ci resta da fare? Beh, sicuramente la cosa che ho già fatto nel passato e che mi ha divertito più di ogni altra, una bella live questa sera alle 21.30 su questo canale, direttamente sui vostri teleschermi. Ah, quanto tempo che sognavo di dirlo! Saremo in live per festeggiare il mio compleanno, ci divertiremo tutti assieme, risponderò alle vostre domande, vi racconterò un po' di curiosità, vi racconterò qualche cosa sul mio passato, insomma ci divertiremo tutti assieme, che credo sia il modo migliore di festeggiare il compleanno. Anno, o no? Lo voglio chiedere a voi, secondo voi qual è il modo migliore per festeggiare la qualunque cosa? Quello che può essere un compleanno, un matrimonio, quello che può essere una laurea, quello che può essere un'occasione per dire «Ragazzi, siamo tutti assieme e facciamo festa!» Qual è il modo migliore? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Siete dei tipi da casino, musica a tutto volume, spiaggia, amici, urla, fuochi d'artificio! Oppure siete degli amici più classicisti, spiaggia, chitarra, fuoco, oppure siete degli amici molto più...
retro, no, classica festa in casa, tutti in giacca e cravatta con la torta e le candeline, oppure siete per la festa in live su YouTube, oppure ancora, non lo so, avete qualche altra ipotesi? Parliamone, sono molto curioso. Come dicevo, nel corso di questi 41 anni ho festeggiato il compleanno in tantissimi modi diversi. Appunto. Come dicevo, nel corso di questi 41 anni ho festeggiato il compleanno in molti modi diversi. Ci sono stati modi che riporto nel cuore perché mi hanno divertito di più, ci sono stati modi di festeggiare il compleanno che sono stati comunque particolari, anche se magari non mi sono divertito, però ci sono sicuramente tanti sistemi di festeggiare, e comunque, come ripeto, credo che l'importante sia potersi divertire con gli amici o anche da soli, avere quello che gli inglesi chiamano a good time. E in fondo che c'è di male ad avere un po' di questo benedetto good time? Bene, io sono Grizzly, questo era Diario di Viaggio on the road, come sempre vi ringrazio per gli auguri che mi farete sotto questo video e per gli auguri che mi farete in live, mi raccomando, questa sera, domenica 17 settembre alle 21.30, su questo canale, direttamente sui vostri teleschermi, non dimenticate di fare pollice in alto, di iscrivervi al canale, di iscrivervi al canale Telegram, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! Dimenticavo, restate collegati perché oggi pomeriggio alle 15 anche un video extra!